Io bevi l'acqua per la chiusura. Non voglio infliggervi i tempi supplementari, pochissime parole. Parole per ringraziare tutti voi, sia coloro che sono intervenuti, sia coloro i quali con grande pazienza e attenzione hanno seguito questa giornata intensissima, da cui immagino e sono convinto che usciremo tutti arricchiti. Allora, il pomeriggio doveva essere dedicato ed è stato dedicato ai movimenti, alle esperienze di lotta, eccetera. Io credo e insisto sul fatto che noi dobbiamo trovare la traduzione delle parole d'ordine generale individuando obiettivi mobilitanti concreti. Allora, Gaia ha appena ricordato questa sciagurata iniziativa di uno stadio di Roma. Allora, c'è questa collina di Pietralata. Dobbiamo trovare delle iniziative. Perché non organizziamo un gigantesco picnic su questa collina? La occupiamo, andiamo una domenica, ci portiamo le colazioni, restiamo, chiamiamo la stampa, vediamo chi vuole venire. Diciamo che il verde deve restare verde, che è un delitto contro i cittadini di Roma cementificarla, costruire uno stadio di cui nessuno ha bisogno. Ma non bastano già lo stadio che c'è, tra l'altro c'è il Flaminio che potrebbe essere anche recuperato, e finisco questa parte. Vi ricordo che c'è una carta di Roma, un documento che vuole costituire un punto di riferimento per il futuro, a cui tutti ci possiamo ispirare come una conquista. Mandate i vostri suggerimenti e poi la pubblichiamo, la facciamo circolare. Infine, grande risultato, e ringrazio Giancarlo, ringrazio gli amici tecnici, questa giornata è stata registrata, andrà, come è stato ricordato, su Trasform Italia. La utilizzeremo, taglieremo degli interventi singoli, li faremo girare. Ognuno di voi è impegnato a fare circolare per rompere il silenzio della televisione e della stampa, che è un momento di lotta, è un punto di ripartenza dell'iniziativa ambientalista, e ognuno di voi si senta impegnato per l'avvenire. Grazie.